Che vi avevo detto, le MMA sono molto meglio della Muay Thai, molto meglio. Oi a tutti cari fighter Muay Thai, è appena finito in questo momento il match che ha segnato un'epoca degli sport a combattimento, perché abbiamo visto Rob Trang contro Demetrius Johnson, un campione della Muay Thai contro un campione dell'MMA. Già in precedenza avevo detto che questo match non aveva un senso, ma noi curiosoni, appassionati di questo sport, naturalmente volevamo tutti vederlo. Infatti in live eravamo tantissimi, eravamo veramente tanti e vi ringrazio per questo. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, perché queste cose solamente in questo canale qua succedono. Parliamo del match, cosa è successo? È successo ciò che avevo predetto, un Rob Trang che parte veramente duro, cerca il KO al primo round, è ciò che cercava di fare, mentre un Demetrius Johnson cercava la distanza e di scappare attorno per non cadere nei colpi di Rob Trang, veramente duri, ne ha dati veramente tanti, veramente duri. Ma come avevo predetto, se si arrivava al secondo round era finita per Rob Trang. Molti hanno detto sì, ma si sta allenando tantissimo per poter fare questo match, sarà in forma. Ma come fa uno a essere bravo come uno che lo fa da una vita, quando lo fa solamente da 5 mesi? Come fa? Idealmente come fa? E difatti nel secondo round Demetrius Johnson, approfittando di un colpo, di un gancio a vuoto di Rob Trang, cosa fa? Lo porta a terra e piano piano scava con le gambe, lo porta proprio con la schiena a terra, mette i ganci, matta Leao e si porta a casa il match, come giusto che sia. Ma Rob Trang non ha mollato, è svenuto pur di non dar la vinta a Demetrius Johnson. Mancavano poco più di 40 secondi, poteva resistere, ha fatto il tutto per tutto, è resistito, non ha mollato, ha detto io meglio svengo che dare vinta il match così facilmente a Demetrius Johnson, ed è ciò che ha fatto. È svenuto, l'arbitro è dovuto intervenire per bloccare il match, e questo fa capire che Rob Trang è un campione qua nel cervello, è un fuori classe, perché comunque aveva una buona tattica. Come secondo round voleva essere molto evasivo, ci ha provato a uscire, ma poi Demetrius comunque il suo settore è a terra, si porta a casa. Ragazzi, cosa pensavate, che se uno tipo di MMA ti porta a terra, che fa quello da una vita, uno di Thai che da un paio di mesi che si sta allenando questa roba qua, potesse fare qualcosa? No, ma ciò non vuol dire che l'MMA sia un video della Muay Thai, è un match senza senso. Voi cosa ne pensate? Quanto senso aveva questo match? Scrivetelo qua sotto nei commenti. E niente, Rob Trang sei un grande, dico solo questo. We'll be right back.